Ma buondì a tutti, amici di Doppia Frizione, siamo tornati nel nostro divanetto finalmente per un nuovo unboxing. Sì, perché ho deciso di ritornare con gli unboxing, soltanto che io avevo preso questo, che sarebbe della Tuner Cult, e uno della Tuner Crate. Soltanto che quello della Tuner Crate mi ha chiamato la dogana, mi fa: guarda che non te lo possiamo far passare perché c'è un cacciavite dentro. Uno. Me ne sono arrivati 7 di cacciaviti quando facevo gli unboxing. Perché con uno non posso farlo passare? Vabbè, comunque, non farmelo passare perché c'è un cacciavite. Quindi io volevo aspettare che arrivassero tutti e due, invece ci sarà solo questo del Tuner Cult. Tra l'altro questo qui mi è arrivato tipo a dicembre, però volevo aspettare, e invece... Comunque, apriamo. Ok, un po' di roba è uscita. Vediamo subito. Ci sono degli adesivi in fondo. Ok, vabbè, sempre il solito adesivo della Tuner Cult che ce l'ho già. Questo qui è share the photo, infatti dopo lo farò. Poi c'è un poster, credo. Questo qui è la roba del poster. Oh, si è rotto! Oh, Gesù! Speriamo che sia solo la carta che sia rotta. Ok, dovrebbe essere solo... è tipo carta velina. Ok, non volevo romperlo completamente, ormai vabbè, fa culo. Ok, wow, bello questo. Questo, se seguite Tuner Cult, loro hanno questa GTR. Ce l'hanno proprio loro. Cioè, è un tipo che ce l'ha. Quindi, questo qui è bellissimo. Poi, le magliette, da quello che vedo, sono ancora, okay, ancora più fighe. Perché, allora, questo qui lo mettiamo qua. Allora, questa qui è bianca, Tuna no trust, no crust, che sarebbe in inglese quello che dice Paul Walker all'inizio di Fast and Furious quando va a prendere il panino al tonno senza crosta. Tuna on white, no crust, right? Poi altra magliettina nera stavolta. Bellissima sta Camaro. Bello, bello. Ah, ma è quella di Fast and Furious forse, perché c'è il motore posteriore. Comunque questa qui è un'altra. No, questa qui è bellissima. Bellissima questa. Questa qui è bellissima. Con la macchina di Paul Walker addirittura sopra. Dude, I almost had you. E poi la bellissima Volkswagen. Adesso non mi ricordo il nome del tipo. Comunque è bello, bello. E boh, finito. Finito qui l'unboxing. Lo so che durano poco, però c'è poca roba. Non sono come quelle della Tuner Crate. Queste qui della Tuner Cult, Tuner Cult vendono solo, cioè vendono, mandano solo magliette e poster. Invece quello della Tuner Crate doveva essere giganterrimo, no? E invece mi è arrivato solo questo. Comunque spero che l'unboxing vi sia piaciuto. Io vi rimando agli altri video che saranno sul canale e ci vediamo ad un prossimo unboxing.